Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi è sabato, mattina non più, in realtà è sabato pomeriggio perché alla fine abbiamo pranzato, sono fusa. Comunque, Ste è tornato da circa mezz'oretta, è andato a fare la spesa, abbiamo segnato sul cellulare tutte le cose che ci servivano per non dimenticarci nulla e è tornato, abbiamo già smistato la spesa tranne alcune cosine che ho lasciato sopra, comunque sono cose che non devono andare in frigorifero perché mi è venuta voglia o comunque voglio organizzare meglio alcune alcuni mobiletti della cucina, non tutti cucina, perché comunque ci sono delle zone che sono organizzate bene, con cui mi trovo bene, quindi quelle le lascio così, magari tolgo le cose, spolvero già che ci sono e rimetto tutto come era al suo posto. Però ci sono altri angolini che sono un po' incasinati, specialmente il primo cassettino qui, dove di solito teniamo le cose da mangiare un po' più schifezzose, tipo biscotti, Nutella, crema al cioccolato, crema alla nocciola, tutte quelle cose lì, caramelle, popcorn, insomma di tutto un po'. E visto che come sapete, in quest'ultimo mesetto ci siamo un attimo messi in riga, tutte quelle cose lì non le mangiamo, quindi voglio anche un po' vedere le cose che sono aperte da tanto, le scadenze, sistemare un po' di cose, fare una specie di decluttering tra virgolette. E poi volevo andare ad organizzare meglio anche alcuni mobiletti qui in alto, alcuni pensili, perché secondo me non sono organizzati benissimo e quindi voglio provare a cambiare un po' le disposizioni per vedere se mi trovo meglio in un altro modo. Quindi, detto questo, armiamoci di tanta pazienza, accendo Alexa, metto un po' di musica in sottofondo così mi tiene compagnia e iniziamo. Nel frattempo è finita anche la lavastoviglie. Yeah. La prima cosa che ho iniziato a fare è stato svuotare questo mobile perché era pieno di schifezze, pieno di cose e anche messe molto male e quindi ho tolto completamente tutto e sono andata a pulire i ripiani e il mobile con il Lisoform. Sapete che lo utilizzo su qualsiasi cosa. Poi sono passata al mobile accanto e anche in questo caso ho tolto tutto, praticamente avevo la cucina piena di cose, sia la cucina che l'isola, non avevo spazio per muovermi praticamente perché ho svuotato tutto. Anche in questo caso comunque ho pulito per bene tutto e come vedete anche qui sto svuotando l'interno di questo angolino. Mi sono trovata bene a fare così perché avevo tutto sulla cucina, quindi tutto a vista e sono riuscita meglio ad organizzarmi, ad organizzare gli spazi e le cose, a metterle meglio all'interno poi di mobili e decidere come sfruttare ogni singolo angolo della cucina, proprio perché questo era il casino che regnava, però avevo tutto sotto controllo, sotto occhio, quindi sapevo cosa dovevo andare a mettere via e in questo modo mi sono trovata molto bene, quindi anche la prossima volta svuoterò tutto e lo riempirò. In questo primo mobiletto, dove prima tenevamo le borse per la spesa, la bilancia e cose messe un po' a casaccio, sono andata a mettere i piattini, i contenitori e i bicchieri in vetro, quelli per il vino che non utilizziamo giornalmente, e li ho messi tutti qua e sono super soddisfatta di questa organizzazione perché è tutto molto molto ordinato. Una cosa che vi consiglio di fare è di organizzare l'interno della dispensa della cucina utilizzando dei contenitori, un po' come faccio nel mio studio o in tante altre zone della casa. Anche in cucina ho preso questi contenitori e sono andata a mettere tutti i prodotti nuovi, le traversine delle cagnoline e dei panni per pulire, tutti belli organizzati, così so che lì trovo tutto e il mobile è sicuramente molto più ordinato. Poi ho creato all'interno di questo scolapiatti, in realtà di IKEA, che non sto usando, quindi l'ho sfruttato un po' come contenitore per organizzare tutti i prodotti della lavastoviglie. Poi sono andata a svuotare anche questo angolino sotto il forno e al microonde. Qui ho fatto un po' di tentativi, poi alla fine ho visto che i due divisori per le bottiglie non ci stavano, quindi ne ho messo uno da una parte e uno dall'altra e anche in questo caso sono andata ad organizzare tutte le cose sfruttando anche qui questo contenitore che avevo disponibile libero, che mi era avanzato, e l'ho utilizzato per mettere ad esempio le patate e le cipolle.
Finiti i mobili sotto, passiamo ai mobili sopra, quindi anche qui svuoto tutto e vado a pulire per bene sempre con il Lisoform. È un lavoro che non faccio molto spesso, quello di svuotare, pulire e rimettere dentro tutto, perché comunque considerate che ci ho messo tutto un pomeriggio più un'oretta la mattina successiva, in quanto non ero riuscita a finire. È un lavoro comunque molto lungo, quindi se decidete di farlo dovete essere coscienti di quanto ci metterete, perché è lunghissimo. Io odio, perché non finisco mai in una giornata, però poi sono super soddisfatta del risultato finale. Anche qui sono andata comunque a riorganizzare più che potevo, anche se c'erano tante cose e più che altro non avevo contenitori dove dividerli, quindi questi due mobiletti li voglio un attimo rivedere quando avrò la possibilità di acquistare dei contenitori per dividere al meglio anche questi ripiani. Ad esempio, in questo contenitore ho messo tutte le cose che mi servono per fare i dolci, che prima erano proprio sparsi, appoggiati semplicemente sul ripiano, invece così trovo sia sicuramente più ordinato. La stessa cosa l'ho fatta con lo zucchero a velo, con la sac à poche, che ho messo tutto all'interno di questo cesto che ho preso, se non ricordo male, da IKEA, però non sono sicura. E anche in questo caso sono andata a ripulire tutto e riorganizzarlo, un po' come per ogni singolo angolino della cucina. Il concetto è un po' quello, alla fine, di togliere tutto, cercare di organizzare le cose nel modo migliore possibile, e se avete delle scatole, dei contenitori, sfruttateli, perché la vostra dispensa sarà sicuramente più ordinata. Sono passata anche a questo, ai pensili, dove abbiamo la pasta e i vari condimenti. Qui ho praticamente rimesso bene o male le cose allo stesso modo, in quanto queste sono le cose e non posso fare diversamente. Però anche per quanto riguarda la pasta vorrei prendere dei contenitori un po' più carini a vista, eliminare le scatole originali, che comunque non sono molto belle da vedere, però è una cosa che farò sicuramente più avanti, perché non avendo i contenitori non posso fare granché. Arriviamo alle schifezze. Qua vedete un sacco di Kinder, di cioccolatini che abbiamo accumulato insomma nel corso degli ultimi mesi, ultimi 6-7 mesi. E sono andata anche in questo caso a selezionare le cose che mangiamo, le cose che invece stiamo un attimo tenendo da parte, e anche questi li ho organizzati all'interno di contenitori, tipo tutti i crostini, tutte le cose salate le ho suddivise insieme, mentre i dolci li ho messi nel ripiano sotto, mentre prima invece era tutto mescolato, salato, dolce, tutto insieme. E invece così trovo che sia più ordinato, sia a livello estetico ma anche per noi, per andare poi a recuperare le varie cose. L'ultima cosa che ho fatto è stata pulire l'isola e i cassettoni dell'isola, che come sono organizzati mi piacciono, nel senso mi trovo bene, quindi ho tolto tutto, ho passato l'aspirapolvere, ho aspirato per bene, perché qui avendo comunque sopra il piano cadono sempre le briciole, quindi è un lavoro che devo fare ogni tanto. Ho aspirato per bene tutto, tutti e quattro i cassetti, e poi sono andata a rimettere le cose che c'erano prima, perché ripeto, comunque come organizzata l'isola non mi dispiace affatto. Come immaginavo, ieri non sono riuscita a finire tutto quanto, ma è un classico, cioè ero sicura di questo. Infatti stamattina sono andata a ultimare alcuni cassetti e pensili che mi mancavano. Non ho filmato perché bene o male alla fine sono le stesse cose che ho fatto ieri, anzi alcune cose in realtà le ho semplicemente svuotate, pulite e rimesse come erano, perché ad esempio come era organizzata l'isola già mi piaceva, quindi l'ho lasciata così, l'ho semplicemente svuotata, ripulita e rimessa tutto a posto. Quindi adesso vi faccio vedere come sono andata a sistemare e riorganizzare la cucina. Ci sono un po' di pensili, comunque di cassetti, che voglio rivedere meglio, o meglio voglio organizzarli con dei divisori, con dei contenitori, per tenere il tutto più ordinato. Però ovviamente adesso non posso uscire per andare ad acquistarli, quindi al momento così, poi rimedierò appena si potrà. Cerco di andare abbastanza veloce. Partiamo da questa parete dove ci sono le colonne. Sopra il microonde in realtà ho lasciato le stesse cose che c'erano prima, ma semplicemente le ho organizzate meglio.
Qui in alto ci sono tutti i prodotti per fare tutte le cose per fare i dolci. Qua ci sono, c'è il caramello, c'è il miele e in questa ciotolina ci sono le farine, la sac à poche, insomma tutte cose per i dolci. Poi nel ripiano qui sotto cosa c'è? Ci sono la carta per i fritti, la pellicola, la carta da forno e in questo contenitore in bambù che mi piace molto e che ho preso da Casa Shop. Vi faccio vedere cosa c'è dentro. Allora, da una parte c'è la carta stagnola, adesso non si vede, però c'è la carta stagnola. Qua dovrebbe esserci, ok, qua è finito, quindi dopo metto magari la pellicola. Intanto lo rimetto qui, ok. Poi in questa cesta ci sono tutte le farine aperte, qui in questo bicchierino con il sottobicchiere di Maison du Monde ho tutti gli stuzzicadenti, qui c'è la farina, qui ci sono altre farine che mi erano avanzate mentre stavo, non è più a fuoco, mentre stavo cucinando, quindi per non buttarla le ho divise in queste mug. Poi c'è l'olio aperto, pan grattato, insomma un po' di cosine. Ok, da quest'altra parte invece ci sono tutte le nostre cose più leggere, diciamo gli snack un pochettino più leggeri, come ad esempio i waffle, le proteine, il porridge che ancora non ho provato. Qui ho messo tutte queste merendine che erano nella zona delle merendine, però hanno una scadenza molto imminente, quindi li ho messi qua così magari stai a vederli, li mangia. E poi là in fondo adesso non si vede, però ci sono tutti i... tutti i piatti o comunque le ciotoline che possono andare in microonde e sono tutti infilati lì perché alla fine questa è una quarta colonna, quindi qua posso tranquillamente riempire con altre cose. Poi qui sotto invece cosa c'è? Allora, qui ho messo le arance in questo contenitore, dietro ci sono, c'è il mixer, c'è lo spremi agrumi, c'è la bilancia, c'è la scorta di Scottex, qui ci sono un po' di contenitori in vetro per il tè, per insomma, bottiglie per travasare, non so, l'acqua, le bevande, quello che si vuole. Poi qui sotto invece ci sono i tovaglioli di carta che in realtà utilizziamo poco, quindi l'ho messo in fondo lì. Qui c'è questo divisorio in legno che ho preso all'IKEA, dove ho messo alcune bevande, come ad esempio gli estate e la Coca-Cola che ultimamente non stiamo più bevendo, i succhi di frutta e una bottiglia d'acqua perché, essendo molto cicciona, perché è una bottiglia da 2 litri, incastrata là non ci sta, quindi lì resta vuoto. Prima questo era sopra, però... ho ascoltato il vostro consiglio, mi avete detto di non appesantire troppo il ripiano sopra con le bottiglie perché a lungo andare potrebbe cedere un pochettino questo ripiano. Quindi cosa ho fatto? Ho messo tutte le bottiglie qui sotto, mentre di qui ho messo la scorta, diciamo, delle cose che abbiamo preso ultimamente. Qui sotto c'è l'acqua, altra acqua, e anche in questo mobile c'è lo stesso divisorio in legno che viene molto molto comodo. Poi qui invece c'è l'olio per fare i fritti che ultimamente non stiamo più usando, è aceto, questo è visto quando va al lavoro, intanto l'ho messo qui perché non lo sta utilizzando in questo periodo. Mentre qui sopra c'è la scorta di uova, latte, olio di semila in fondo, farina e in questo contenitore di IKEA, infatti questi voglio acquistarne di più per la cucina perché trovo che siano molto comodi. Qui ho messo ad esempio le cipolle e le patate, la scorta che abbiamo fatto. Poi spostiamoci su questa parete dove abbiamo il lavandino e i pensili. Parto proprio da questo primo pensile dove c'è la pasta, da soprattutto reparto pasta e riso. Anche la pasta in realtà la vorrei organizzare meglio in contenitori tipo questi, però non li ho, quindi al momento li ho lasciati così. Qui c'è la farina per fare la polenta, c'è l'olio in questi contenitori, ho il sale grosso dietro e il sale fino davanti, un po' di sughi già pronti, mannaggia, continua ad andare via la messa a fuoco, e qui invece ci sono un po' di aromi. Accanto c'è la zona
Caffè, colazioni, quindi abbiamo un sacco di scorte per la macchina del caffè, prevalentemente sono tutte cose che ormai non stiamo, cioè stiamo bevendo davvero molto poco. Qui in questo contenitore dell'IKEA, anche questo trovo sia molto comodo, qui abbiamo messo tante altre capsule, sia per cappuccini, caffè macchiato, caffè normale, insomma un misto. Poi qui dietro c'è un'altra cioccolata bianca, altra scorta, il montalatte, e in questo contenitore in bambù ci sono tutte queste maledette schifezze che intanto lascio qui, perché se no ci dimentichiamo di averle. Poi sopra il lavandino c'è questa zona che in realtà è rimasta tale quale. Qui ci sono tutti i bicchieri che utilizziamo sia per pranzo e per la cena, che per fare le colazioni, tè caldi, cappuccini, insomma c'è un po' di tutto. Mentre qui sopra ci sono altre tazzine per il caffè, altri bicchieri e delle ciotoline, dei vassoi in bambù. Poi accanto di qui, anche qui non è cambiato nulla perché come organizzato mi piace, quindi nel ripiano in alto ci sono i bicchieri per il vino, altra scorta di bicchieri normali e tutte le nostre tazze. Poi nell'unico pensile a giorno non è cambiato niente neanche qui, perché ci sono, cioè c'è quello che vedete, un orologio, questi barattoli, latta di Maison du Monde, un contenitore per la pasta, questo è tutto di Maison du Monde, tutto quello che vedete qui l'ho preso da Maison du Monde. Poi qui sotto, questo era incasinatissimo prima, in realtà la zona qui sotto non mi dispiace affatto, però qui qua lo trovo un po' caotico, secondo me dovrei mettere un altro contenitore così. Comunque qui sopra ci sono tutte le cose salate, quindi grissini, gallette, a parte questi che li ho messi per sé perché anche questi li ho trovati nella dispensa, quindi voglio farli mangiare a lui, crostini, insomma un po' di cose bruschettine. E qui sotto invece ci sono le cose dolci in questo contenitore che in realtà è venduto, è di che viene venduto per organizzare le posate. Io l'ho utilizzato in questo modo, dividendo le nostre cioccolate. Qua ho messo i miei muffin, alcune caramelline, le fette biscottate e il pane, sempre da mangiare con le cioccolate. Poi in questo contenitore, sempre in legno, in bambù, ci sono tutte le nostre barrette, gli snack, ci sono dei biscotti aperti, c'è la Nutella che l'abbiamo messo lì in fondo perché ultimamente non la stiamo mangiando, e lì sotto ci sono altre scorte di biscotti. Poi subito accanto ho organizzato in questo modo. Tutte queste cose prima erano da un'altra parte, le ho messe di qua. E cosa c'è? Ci sono i piatti di scorta, ci sono questi contenitori in plastica e in vetro, li ho presi tutti da Lidl, ci sono altri bicchierini, questi sono bellissimi, guardate quanto sono carini, questi li ho presi, vediamo se mette a fuoco, questi li avevo presi tanti anni fa da Maison du Monde, questi volendo si possono utilizzare per fare il caffè, cioè per qualsiasi cosa in realtà, però li tengo di scorta qui. Poi contenitori per fare il ghiaccio, e qui sotto invece ci sono altri bicchieri per il vino e altre cosine, una brocca in vetro, insomma, organizzato così, e mi piace molto come sono andata a sistemarlo. Poi sotto al lavandino, velocemente vi faccio vedere, c'è questo primo cassetto dove ho messo tutte le spugne, le salviettine igienizzanti, spugne di scorta, guanti di scorta e altre cosine qui, e sotto invece ovviamente c'è la raccolta differenziata e tutti i prodotti per pulire. Qui ci sono i prodotti più che altro per le superfici e per pulire i vetri, c'è il detersivo per il pavimento, ci sono i guanti in lattice, mentre qui invece ci sono altri prodotti come ad esempio questo sbiancafughe, prodotto per profumare i tessuti, pavimento, detersivo per i piatti e questo che è di scorta per pulire la cucina. Poi in questi tre bidoni invece facciamo la raccolta differenziata, che non sto ad aprire, però qui mettiamo l'umido, qui invece c'è la raccolta indifferenziata, quindi il secco.
mentre invece in questo bidone più grande tengo la scorta di tutti i sacchi per fare la raccolta differenziata, come vedete, così sono comodi, svuoto questi, apro qui e vado a mettere il sacco nuovo. Poi subito accanto al lavandino c'è la lavastoviglie, che adesso è mezza vuota perché stamattina l'ho svuotata. Poi accanto alla lavastoviglie qui ho messo queste cose, mentre prima qui c'erano i bicchieri e i bicchieri di vino e i piatti di scorta, però ho cambiato, ho invertito perché trovo più comodo avere i prodotti per ad esempio far andare la lavastoviglie qui a portata di mano accanto. Quindi sopra cosa c'è? Ci sono i guanti da forno, ci sono tutti gli strofinacci, c'è una tovaglia, l'unica tovaglia che abbiamo, mentre qui sotto invece ci sono in questo contenitore un po' di prodotti di pulizia nuovi, cioè tutti confezionati, anche questo è ancora nuovo, mentre in questo contenitore grigio invece ci sono tutti i prodotti per la lavastoviglie. Poi qui accanto c'è la carta che utilizzo per pulire i vetri e dietro i panni che utilizziamo per pulire insomma tutte le superfici della casa. Ora passiamo all'ultima zona della cucina, che è l'isola, partendo da qui, il primo cassettone. Allora qui non è cambiato niente perché come organizzato mi piace, sono andata semplicemente a ripulirlo, ci sono tutti i piatti che utilizziamo praticamente quotidianamente, mentre in questo secondo cassettino più piccolo ci sono tutte le posate e tutti gli utensili che ci servono per cucinare, lo trovo davvero comodissimo. Mentre qui sotto invece c'è poco e niente, ci sono davvero pochissime cose. Qui ho messo i taglieri che prima erano sulla cucina e nel fare lo snack bar sono andata a metterli qui sotto e all'occorrenza li prendiamo. C'è il mattarello, ci sono dei taglieri, c'è lo schiacciapatate, insomma un po' di cose sempre per la cucina. C'è lo sbattitore elettrico e altre pentole. Qui è mezzo vuoto in realtà, però non ho altro da metterci, quindi resta così. Poi in questo cassetto sotto al piano di induzione ci sono ovviamente tutte le pentole. Per non rovinare il piano del cassetto, cosa ho fatto? Sono andata a mettere tutte queste tovagliette americane, perché non ho nessun'altra pellicola da mettere per proteggere il cassetto, la base del cassetto, quindi intanto ho messo le tovagliette, poi magari andrò a sostituirle, anche se in realtà ne abbiamo talmente tante, quindi queste le ho sfruttate così. E qua appunto ci sono tutte le pentole che utilizziamo praticamente quotidianamente. Qui sotto invece cosa abbiamo? Angolo dedicato ai dolci, quindi tortiere, ciotoline per fare le varie torte, un po' di moka e del caffè. E qui invece c'è la griglia, di solito questa la utilizziamo per fare qualcosa ai ferri, per fare gli hamburger, per fare il pesce, e molto molto utile, e la tengo qui perché anche questa in realtà la utilizziamo molto spesso. Vi ho fatto vedere tutto, credo di non essermi dimenticata nulla, vi ho fatto vedere tutti i cassetti, alcuni sono stati modificati, altri invece li ho semplicemente, come vi ho detto prima, solo ripuliti, e sono soddisfatta del lavoro che ho fatto. In realtà non sempre, c'è una cosa che ogni tanto mi piacerebbe fare, svuotare tutto e sistemare, però non sempre si ha il tempo di farlo, quindi approfitto di queste settimane così per fare tutti questi lavori un pochettino più grossi. Io spero che questo video come sempre vi sia stato di compagnia e vi abbia fatto passare 20 minuti spensierati e tranquilli. Se è stato così, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Un bacione e a presto, ciao.